Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere. E ovviamente qui con me Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Bene, allora, Marco, eh, presentiamo l'ospite di questa sera che è Giorgio Beltrammi. Ciao Giorgio e grazie di essere qui con noi. Ciao a tutti, grazie a voi, grazie a voi di avermi ospitato. E buonasera a tutti. Grazie, grazie mille Giorgio. Allora Giorgio, eh, l'argomento la, che abbiamo scelto di trattare questa sera insieme a te è questioni pesanti, cioè andiamo a trattare alcuni aspetti di quello che è un uh, fenomeno abbastanza diffuso che è quello del sovrappeso e dell'obesità. Ma lo facciamo diciamo non in termini... Um, Classici, se mi permetti un po' il te, il, uh, uh, di definirlo così, ma vogliamo andare a vedere qual, cosa succede un po' più in profondità. Prima però di inoltrarci in questo uh, argomento, uh, ti chiedo insomma di dire ai nostri amici chi è Giorgio Beltrammi, di cosa si occupa e perché questa sera parliamo appunto di questo, di questo argomento. Buonasera, allora io mi chiamo Giorgio Beltrammi, ho 60 anni. Eh, fino al 15 di ottobre ho fatto l'infermiere, adesso, in realtà, mi sono tolto dalla sanità volontariamente, non sono stato ancora licenziato, va bene, eh, mi occupo di eh, divulgare e di supportare le persone che hanno problemi di salute, di benessere in modo, diciamo, più biologico eh, ed emotivo, se, se così si può dire. Nel senso che vado ad aiutarli a, a cercare le origini dei propri disagi nelle proprie emozioni non, non espresse. Sono arrivato a queste cose qui perché nel 1994 mi sono ammalato di depressione, mi sono fatto curare con la medicina ufficiale, ma non funzionava, nel senso che ero più che altro una persona sedata. Poi mi sono rivolto a un medico di medicina cinese. Perché volevo trovare una soluzione che, che non arrivava in termini ufficiali. Questo qui mi ha dato dei decotti di erbe che erano schifosissimi, però, nell'arco di quattro giorni stavo bene, stavo molto bene. Da lì mi sono messo a studiare medicina cinese dieci anni, poi, nella costante ricerca di qualcosa che andasse oltre la versione ufficiale eh, della salute e, della, e del benessere, mi sono imbattuto in svariate. In svariate conoscenze finché sono arrivato a, a leggere un libro di Claudio Renville Ogni Sintomo è un Messaggio di Metamedicina. In questo libro lei faceva molti riferimenti a un certo dottor Hammer. Da lì la curiosità di andare a cercare chi fosse questa persona e che cosa avesse apportato come conoscenza. E lì è arrivata la risposta che, che non riuscivo ad avere da altri tipi di conoscenze, ancor meno da quelle ritenute ufficiali e accettate a livello planetario. E così mi sono, mi sono così avviato in questa ricerca, ho capito che cosa avrei voluto fare, eh, di rendere possibile alle persone di contattare se stesse, prima di farsi guidare, di farsi sostituire da una medicina che ritengo ormai abbia poco, poco da dare. Questo è il mio percorso. Grazie Giorgio. Eh, insomma, um, tu hai nominato il discorso di seguire la biologia e quindi io direi che forse se conoscessimo un po' di più la biologia e come agisce in realtà poi la nostra psiche, la noi, le nostre emozioni sulla, sul nostro corpo, mettendo insieme le due cose, forse potremmo trovare la risposta. A qualsiasi, uh, dis, di, diciamo così, un disturbo oppure comunque disarmonia del nostro corpo. Non yeah. so se magari ho colto eh, quello che. Perfetto. E allora, questa sera, insomma, andiamo a vedere. Eh, Cosa può essere, eh, cosa può indurre ad un sovrappeso o addirittura all'estremo, poi all'obesità, per quanto riguarda invece eh, che non, può, non è solo legato a un discorso di sovralimentazione. Quello può essere uno degli aspetti, ma in realtà eh, possiamo vedere che tante volte non dipende da quello. E allora lascio ovviamente a te. Eh, iniziare a trattare questo, questo argomento che ripeto secondo me riguarda riguarda tanti, tante persone grazie allora parto con la premessa che l'obesità non è contro la persona l'obesità è una finalità biologica cioè il sovrappeso l'aumentare di dimensioni e l'aumentare di peso ha delle finalità che sono finalità biologiche la medicina si ferma solo riduzionisticamente a considerare che non è normale, ma le ragioni per le quali una persona passa da un peso diciamo normale, se così si può dire, a un peso di svariati chili oltre il normale, non se lo chiede quali siano le motivazioni per cui anche se una persona mangia molto, perché mangia molto, perché mangia cibi ipercalorici, queste cose non se le chiede. Secondo, L'obesità non è una condizione generalizzata, nel senso che l'obesità vale per tutti quelli che la, che la, che la vivono. L'obesità è di quella specifica persona. Ogni persona ha il suo sovrappeso, non è il sovrappeso generico, ideale, no. Ognuno è soggetto singolo e unico su questo pianeta, in questo universo. Quindi la sua obesità, il suo sovrappeso. La soggettivizzazione. Le ragioni bioemotive che portano a un aumento del peso, un aumento della massa corporea, possono essere diversi. Una, una è, per esempio, una sovralimentazione, una sovralimentazione che risponde, per esempio, a un, a, un, a un quesito biologico. Il cibo, virtualmente, da un punto di vista metaforico, rappresenta la figura materna. La persona può mangiare molto perché ha bisogno di mamma, per esempio. Ha bisogno di riconoscere l'alimento affettivo, emotivo, l'amore. E questo è, diciamo così, legato molto alla figura materna. Mangio in sostituzione dell'amore che non ho avuto da mamma o che io ne avevo più bisogno. Non che mamma non me l'avesse voluto dare o anche sì ma perché io ho bisogno di incamerare più amore, che sono poi gli alimenti. E quindi quello è un bisogno che, eh, diciamo, risponde a un vuoto, a una mancanza. Poi l'obesità può essere determinata, per esempio, dal dover fare magazzino, per esempio, se la persona è, è tipo l'orso che si avvicina all'inverno, durante l'estate mangia moltissimo, fa un sacco di, di riserve di grasso per affrontare poi il letargo invernale. Qual è il letargo invernale dell'umano? Il letargo invernale potrebbe essere, per esempio, ehm, la percezione che il proprio lavoro sia in bilico, oppure che si avvicinino dei tempi finanziariamente poco, poco rosei. La percezione di precarietà, di, di precarietà indotta, o siamo, la persona crede che si avvicinino dei tempi di cosiddetta magra e quindi fa riserva, fa, fa accumulo e quindi mangia molto per poter avere poi a disposizione l'energia che crede che mancherà. L'altra possibilità, che è una possibilità percettiva più che altro nel campo della, del, del mondo femminile, è quello di fare corazza, mettere una specie di scudo, eh, di scudo ammortizzatore verso che cosa? Verso approcci sessuali particolarmente sgradevoli, oppure ricevuti in modalità eh, certamente non, non piacevoli. Se per esempio una ragazzotta bella, bella per la sua giovane età, viene circuita o viene, diciamo così, sottoposta a delle amans molto che lei vive in modo molto laido, molto schifoso, l'unica cosa che le rimane come fattore protettivo è quella di diventare meno bella attraverso una massa corporea che, da un punto di vista sociale, è poco accettabile. Quindi metto su della massa per essere meno appetibile, per difendermi dai predatori, in questo caso predatori sessuali. Un'altra un possibilità è quella legata per esempio alla sindrome del bisonte. Il bisonte chi è? Il bisonte è l'animale che attraverso la sua forma e attraverso le sue dimensioni e ha una particolare distribuzione della massa grassa si comporta in modo tale da offrire un'immagine un frontale di sé particolarmente forte. Verso, che, che usa verso l'avversario nel nella classica, nello classico scontro tra maschi, cioè ci si corre incontro, poi ci si dà una bella cornata e quindi le dimensioni che ho servono a far sì che l'altro ceda, che l'altro molli, che lasci che si arrenda. Quindi è possibile che io abbia questa sensazione, devo essere forte, devo resistere. E quindi metto su una massa particolarmente eh, espressa nella parte alta dell'organismo, del corpo, e quindi ho questa specie di sindrome del bisonte, io la chiamo così. L'altra possibilità è quella invece, che poi praticamente si, si lega molto a quell'altro modo di, di, di atteggiarsi, che è quello del gorilla. Il, goli, il gorilla cosa fa? Mette su massa, mette su massa per essere forte, per dare un'impressione e anche una, una possibilità di affrontare meglio gli avversari con questa massa dominante, questa, questa enorme eh, massa corporea. In poche parole, la persona attraverso le sue dimensioni cerca di dimostrare di avere una forza e una potenza che in realtà dentro sé non ha. È il, sono i cosiddetti giganti buoni, quelli che sono grandi grandi, grossi, pesanti, che però giocano con i fiori, giocano con i bambini, sono quelle persone particolari che uno dice se, se fossi grande come, tre, come te camperei di, di prepotenza, ma non sono in grado di farlo perché dentro sono piccoli, si sentono piccoli e quindi mettono su una massa corporea eh, molto, molto ben eh, espressa proprio per cercare di di non mostrare la propria tenerezza interna, la tenerezza interiore, la propria piccolezza, diciamo così. Queste sono le possibilità per cui uno mostra un aumento del peso, un aumento della massa corporea. Diciamo così che l'obesità è utile a quella persona. C'è un'altra questione da tenere in conto, per esempio. L'obesità oppure il sovrappeso dove c'è una particolare ritenzione di acqua, e quindi la persona ha i tessuti imbibiti, è proprio gonfio di acqua. Si, si vedono proprio queste, questa pelle traslucida, questo aumento improvviso di, di peso, è legato a quella che si chiama sindrome del profugo. Profugo proprio. Chi è il profugo? È colui che ha perso tutto. È colui che si sente senza una patria, senza una casa. Senza riferimenti, è il cosiddetto pesce fuor d'acqua. E quindi, che cosa fa? L'unica cosa che gli rimane di fare è quello di trattenere l'alimento vitale base, che è l'acqua, e alcune, alcune sostanze di derivazione della, del metabolismo della, delle proteine. E trattenendo quest'acqua, che cosa fa? Cerca di sopravvivere al momento, di, in, in quel momento in cui lui vive questa particolare sperdutezza una persona fuori da ogni, da ogni sicurezza. Sono quelle persone che per poter sopravvivere devono lottare tutti i giorni, tutti i giorni è una lotta per la sopravvivenza e quindi trattengono l'acqua. Questa è una delle componenti più, più importanti, perché? Perché la persona che per esempio ha messo su peso perché aveva bisogno di difendersi oppure perché aveva bisogno di fare massa e questo e quest aumento di peso, questa corporatura lo fa sentire isolato o deriso dagli altri o condannato, giudicato per il suo aumento di peso, può favorire l'andare a finire nella sindrome del profugo, il che che cosa fa? Fa aumentare ulteriormente il peso e la massa. Questo diventa un circolo vizioso per cui questa persona che è entrata in sovrappeso per un motivo, continua ad aumentare il suo peso, la sua massa corporea a seguito di, questo, di questa percezione di isolamento e di eh, emarginazione, e per cui si sente un profugo, come quelli che hanno perso tutto dopo un bombardamento. Queste sono le possibilità bioemotive che possono portare a un aumento del peso. Come si fa a calcolare l'aumento del peso? Si usa il cosiddetto BMI la body mass index l'indice di massa corporea che praticamente si parla di sovrappeso fino a 31 dopodiché si parla di obesità da 32 in su chi abbia deciso chi abbia deciso quali siano le parametri normali questo io sinceramente non lo so non l'ho trovato scritto da nessuna parte ma dobbiamo Giorgio, tenere anche perdonami, perdonami sì. se ti interrompo perché ci sono un paio di aspetti che vorrei un attimino uh, approfondire certo. che hai nominato allora il sindrome del profugo quindi significa che tu hai detto no, che sono quelle persone che sono in continua lotta in realtà tutto tutti i giorni e quindi sono hanno dei conflitti con tutto e tutti in realtà con se stessi se vogliamo andare a vedere un pochino più in profondità, però, sono, possono essere quelle persone che si sentono, um, tu hai detto, no, sono quelli, il profugo chi è? Chi ha perso tutto. Quindi, che non si sentono particolarmente realizzati, potrebbe essere questo, oppure. Può essere anche chi, uh, per esempio, um, si trova da un giorno all'altro in una condizione che non si sarebbe mai aspettato. Per esempio, uh, la situazione attuale che ha portato tantissime persone, diciamo proprio da un giorno all'altro, a ritrovarsi in una, in una condizione che magari non avrebbero mai prospettato nella propria vita. Può essere corretto questo tipo di ragionamento? Certamente che è corretto, è proprio quello che sta succedendo e che succede purtroppo alle persone che vengono ospedalizzate in modo, in modo isolatorio o isolazionistico, una cosa così, adesso il termine, il termine me lo sono inventato. Beh, cioè, comunque abbiamo capito il concetto, che è la è una persone... cosa fondamentale. Quando la persona viene ricoverata, viene messa in terapia intensiva, lontano da qualsiasi suo riferimento, che, è, che sono gli affetti, la propria casa, i propri spazi, il proprio territorio, eh, questa persona è praticamente il pesce che si trova sulla spiaggia. Cioè sta morendo. L'unica cosa che gli rimane di fare è quella di trattenere l'acqua. Il problema è che quest'acqua dopo che cosa fa? Va a finire in quello che si chiama terzo spazio. Il terzo spazio, che non è il sangue e non sono le cavità, e quindi vanno a imbibire vari organi e tessuti, particolarmente quello polmonare, ma anche quello renale, oppure eh, quello cardiaco, per esempio. Eh, questi, questi polmoni si trovano pieni di acqua e già scambiavano poco, adesso scambiano ancora meno: scambiare nel senso scambio di ossigeno e di idrocarburi. Quindi diciamo che la sindrome del profugo colpisce su svariati, su svariati fronti, quindi bisogna stare molto attenti a, a, a evitare di isolare le persone o di farle sentire isolate, perché ci si può sentire dei pesci fuori d'acqua in un centro commerciale, sono fuori da ogni, da ogni riferimento, sono una persona perduta, mi sento perduto, perché non è che non ci deve essere un'oggettività... Fisica, la persona si sente perduta, si sente isolata, è una sua percezione singolare e soggettiva. La perdita del lavoro, la perdita dello stipendio, l'impossibilità di andare nei posti che questa persona riteneva il proprio mare, il proprio ambiente ideale, può far precipitare questa persona nella sindrome del profugo. Se aveva un po' di sovrappeso, rischia di rischia perché non è matematica non, non è una percezione singolare rischia di precipitare dal sovrappeso all'obesità nell'arco di poco tempo Giorgio, poi l'altro aspetto che eh, mi interessava anche perché ovviamente avendo mh, lavorato in palestra per tantissimi per tantissimi anni ovviamente sai ci si scontrava spesso con uh, persone con le quali insomma, non si riusciva a dare dei risultati, cioè sia con l'attività fisica sia con uh, l'alimentazione, però per certe persone era difficile riuscire ad avere comunque dei uh, risultati. Ovvio che si era capito che erano degli aspetti psicoemotivi, ma non sempre insomma, si riusciva a risolvere questa questa questione. E ovviamente soprattutto nelle donne noi ci scontravamo col discorso che è quello con cui si scontrano ogni giorno tra l'altro anche le estetiste, il discorso della ritenzione idrica. Quindi potrebbe essere eh, proprio questo conflitto del profugo che porta alla ritenzione idrica eh, soprattutto le donne, anche gli uomini, ma soprattutto le donne. È possibile che queste donne abbiano il, la ritenzione idrica proprio perché si sentono dei pesci fuor d'acqua. Perché probabilmente, che ne so, in famiglia si sentono isolate dal partner, dai figli che magari se ne sono usciti, oppure che non, non partecipano a, alle questioni di casa, non si sentono comprese in, sotto svariati punti. Per esempio, anche es non essere più non essere più ascoltate, per esempio. Il dover, il dover fare un lavoro che non piace, oppure non poter andare più a lavorare per svariate questioni, oh, che ne so, non, poter, non potersi sentire a casa. La casa che hanno costruito, che hanno messo insieme non la riconoscono più perché sono avvenute delle cose, o oh, de, degli episodi, o degli eventi tali per cui queste donne si sentono isolate all'interno di casa loro, che è la cosa peggiore, diciamo. Sono Quindi ritenzione, la ritenzione idrica è proprio un aspetto di percezione, perché come dicevi tu ovviamente è individuale, è personale, certo. di percezione di essere isolati, di non sì. far parte di qualcosa di più grande, magari che può essere un gruppo, quel gruppo può essere la famiglia, possono essere gli amici, può essere il lavoro. Certo. Se, se torniamo al, al, alla questione del pesce, il pesce che cosa fa? Sta nel suo mare. Il mare è l'ambiente dove respira, dove vive, dove si riproduce, dove mangia. È il suo ambiente, è integrato col proprio ambiente. Trovandosi sulla sabbia, non è più nel suo ambiente, ma non è più nel suo ambiente sotto tutti i punti di vista. E poi dobbiamo tenere consider in considerazione il fatto che il pesce si trova direttamente sotto i raggi del sole. E quindi è do, dopo tutto, che si sente fuori dal suo ambiente, è anche minacciato al di fuori del suo ambiente. Quindi, lì dopo ci sono questioni legate, per esempio, a una ritenzione idrica molto violenta e molto rapida. Lì proprio la persona ha la sensazione non solo di essere fuori dal suo ambiente, ma fuori dal suo ambiente è anche attaccato. Quindi si deve proteggere. Quindi, a seconda del sentito personale, singolare soggettivo la persona può sviluppare questa ritenzione idrica con maggiore o minore intensità. Ecco. ecco. intanto grazie ovviamente per tutte queste delucidazioni che ci stai dando e poi ovviamente l'ultimo punto che hai nominato è proprio questo discorso del BMI, del Body Mass Index che in realtà appunto, insomma, volevo fare questa uh, Uh, questa chiosa con te e, e io mi ricordo quando ero in palestra praticamente il bodybuilder massa grassa praticamente inesistente ma risultava obeso in realtà esatto. appunto eh, il body mass index ha, eh, che è quello che di solito le persone non avendo altri strumenti a disposizione se non il peso e l'altezza vanno a vedere magari eh, prendono come riferimento ma in realtà ha un valore solo esclusivamente se poi ci mettiamo anche il discorso della, uh, della quantità di massa della differenza tra massa grassa massa magra e tra l'altro ritenzione di liquidi esatto. perché anche eh, appunto la quantità di acqua è fondamentale eh, fondamentale perché bisogna vedere se le cellule sono idratate o se l'acqua, tra virgolette, è all'esterno della, della cellula e quindi questa ritenzione, eh, ritenzione idrica che ha uno scopo eh, protettivo in realtà, insomma, della, diciamo, a livello di, ehm, di concetto. Ecco, quindi eh, tu come vedi tutto questo, eh, Giorgio? Esempio, cioè, secondo le tue, le tue esperienze, le tue conoscenze. Per esempio, questa del. Queste persone che vengono, quelle che hanno una ritenzione idrica evidente, vengono, in, vengono spinte magari ad idratarsi perché bisogna bere due litri d'acqua al giorno. Questa è un'indicazione che verso queste persone non ha senso, perché non fai altro che aumentare la ritenzione idrica e quindi aumentano poi tutte le varie tensioni, le varie tensioni che sono le tensioni fasciali, le tensioni, l'ipertensione, perché poi una parte di quest'acqua va a finire nel torrente sanguigno aumentando il volume circolante e quindi con un maggiore sforzo da parte del cuore i tessuti sono tendenzialmente portati a, ad avere un residuo di, di acqua eccessivo. Quindi è giusta l'idratazione, ma è giusta l'idratazione bilanciata questo consiglio così bevi di più devi bere di più ma ha poco senso se la persona non viene ascoltata in quello che ha vissuto e quello che sta provando in come si trova l'altra questione è di aumentare per esempio aumentare per esempio l'attività fisica ok L'attività fisica effettivamente ha un'azione di consumo rispetto alla massa grassa, ma se la persona anziché essere piena di grasso è piena di acqua, l'attività la, eh, fisica non va a bruciare i grassi, cioè brucerà quelli che ha modo di bruciare, dopodiché aggredisce altre strutture che non è l'acqua, ma sono i muscoli. E quindi ci sono persone che nonostante l'incremento di attività fisica si vedono impoverire la massa muscolare. Non è, cioè non è una cosa che succede dalla sera alla mattina, ma potrebbero avere un problema di tipo uh, muscolare. Il loro problema effetti, è alto. Giorgio, perdonami, anche questo noi l'abbiamo visto perché fortunatamente negli ambienti dove lavoravo avevamo una strumentazione molto importante per poter rilevare tutto questo ed effettivamente eh, risultava, non in tutti, però in alcuni casi si vedevano appunto tutte queste variabili che tu stai, che tu stai eh, confermando e spesso e volentieri venivano dati dei consigli, ovviamente sbagliati per quella persona, come dicevi tu, no? bevi di più e in realtà al controllo successivo questa persona magari ce la metteva tutta, beveva anche di più e si ritrovava con una maggiore ritenzione idrica, perché in realtà quell'acqua non era andata a idratare le cellule, ma era rimasta sempre fuori. Esatto, esatto. Poi dopo ci sono le, per esempio, le donne che hanno quello che si chiama le cul de cheval, cioè, quel culone grande, quel culone grande non, ha, non, non, è, una, non è una questione estetica. Dopo c'è l'obesità estetica che ne parliamo, è lo, il sovrappeso estetico. Quello lì è un'altra cosa: i glutei e la parte alta dei glutei e le cosce hanno, sono, diciamo, rispecchiano la propria forza nel portare avanti la famiglia, cioè si spinge col culo. Detta proprio così senza tanti francesismi. Quindi questo sederone serve a dare la propria forza nel portare avanti la famiglia. Quindi, queste donne che hanno bisogno, hanno bisogno di energia, hanno bisogno di, avere, di essere solide e di portare avanti il proprio mandato familiare, si trovano con questo culone grande e, e, ne, e ne fanno un problema estetico. Non sarà bello da vedere a parte che. Non sarà bello da vedere una questione culturale, perché se, se guardiamo in alcune culture, le donne col culo grande sono appetibili, molto appetibili. Ma anche, in ma anche semplicemente un cento anni fa, Giorgio. Non sì, Gio, esatto. c'era questa cultura dell'assolutamente magro, eccetera. È esatto. una cosa molto più recente. Se guardiamo, se guardiamo alcune statue dell'America dell Latina delle epoche precolombiane, sono statue dove la donna, la figura femminile è. È sovrabbondante, è indice di fertilità, di abbondanza, di, di, di ricchezza per certe culture. Poi dopo la questione dell'avere il culone grosso, eh, dopo stando in un ambiente che ti giudica in continuazione e quindi ti isola sempre di più e la ritenzione idrica aumenta, il culone non solo non dimagrisce. Puoi mettere tutte le fasce che vuoi, puoi fare tutte le vibrazioni che vuoi, insomma, tutte quelle cose lì. Ma sei sempre fuori dal contesto ideale, dal contesto che tu cerchi da casa tua. Sei fuori dall'acqua e trattieni l'acqua. È, 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 è un retaggio arcaico, molto arcaico, che appartiene a, quello, a quelli che sono, erano i nostri pesci primordiali. Noi eravamo dentro l'acqua. E adesso in alcune situazioni viviamo questo essere stati buttati fuori dall'acqua e tratteniamo l'acqua. Dopo la questione per esempio estetica, la persona per esempio, cioè in, in natura gli animali obesi non esistono, se sono grossi sono grossi per definizione, cioè è la loro caratteristica, l'ippopotamo, eh, che ne so, la foca, il tricheco, quelle cose lì, sono grossi per conto loro. Il tricheco è grosso perché c'è un panicolo di grasso particolarmente rappresentato per proteggersi dal freddo. Quello ha un suo motivo. L'ippopotamo ha questioni legate al grasso, per esempio, per rimanere a galla, per esempio, nei, nei laghi, nei, nei fiumi. Ma poi dopo le ragioni specifiche dell'ippopotamo non le conosco in realtà. Quindi l'animale, il nostro animale, non percepisce di sé l'essere bello, l'essere accettabile da un punto di vista estetico, percepisce l'essere eh, diciamo improprio o inadatto a un certo ambiente, cioè percepisce il suo corpo non adatto. Tendenzialmente questa percezione porta al percepirsi scarsi, cioè ho bisogno di certe caratteristiche, non le, non le ho. Cosa faccio? Aumento la quota, la massa corporea, la struttura corporea, tendo ad aumentarla, perché quella rappresenta l'efficienza. La persona che si guarda e si, ve, si guarda nello specchio e si critica la pancia e si critica il culo, si critica le braccia, si critica tutto. Che cosa fa? Fa sentire al proprio animale interiore la percezione di essere inadeguato, inadatto. L'animale che cosa fa? cambia il proprio atteggiamento cercando di mettere su dell'altra struttura. Cosa succede? Che io più mi guardo e più mi critico, più aumento la possibilità di aumentare la massa, ottenendo l'esatto effetto opposto. Non so se mi sono spiegato. Certo, questo perché ovviamente tutto è funzionale, in esatto. realtà alla, alla mia percezione. Esattamente. Se la persona si toglie dal giudizio e dal voler rientrare in quel BMI maledetto, comincia a... 1. Non mi interessa di guardarmi tanto allo specchio, sono, sono così perché mi serve. 2. Mi sento libero, non, non ho bisogno di far sentire in allarme il mio animale interiore. Il mio animale interiore è in pace. E se io ho aumentato la massa corporea e la voglio diminuire perché voglio, voglio diminuire, prima devo capire perché l'ho aumentata e come fare a uscire da quel sentito. E ci sono tante altre cose da fare, ma l'importante è togliersi dal giudizio di se stessi, l'obesità. Talora è, è proprio eh? è la cosa fondamentale, cioè, proprio il discorso dell'accettazione cui dicevi tu. Accettazione, è, tanti pensano che sia la, come posso dire, eh, la repressione dei propri, eh, dei propri obiettivi, no? il vedermi allo specchio come, come voglio io. In realtà non è così, l'accettazione è proprio il punto chiave e dire ok, sono così perché? Perché ho creato una funzionalità di un certo tipo. Se voglio modificarmi, è perché devo, devo trovare prima un'altra tra virgolette funzionalità, con, concedimi. Non so se sì, può sì, essere consiglio. corretto, il, sì, corretto. Eh, il ragionamento. È corretto. La ragazzina, cioè la, la ragazza di 25 anni o di 30 anni, che si trova con un sovrappeso ben, ben rappresentato, quindi diciamo molti chili sopra. Il proprio, diciamo così, ideale che non esiste, se ha avuto, diciamo così, degli abusi che non, che non corrispondono sempre all'atto sessuale completo e, e fine a se stesso, ma anche solo la mano sulla chiappa o un apprezzamento particolarmente schifoso, e lei il segnale è: mi devo proteggere da questi maschi maledetti, se prima di intraprendere delle diete o delle attività, dei trattamenti particolari, dovrebbe andare innanzitutto, magari supportata da chi lo fa, cercare di andare a cambiare il senso delle cose in modo tale da non sentirsi più sotto minaccia. Perché dopo interviene l'altra questione. La, la, la donna che ha avuto questo tipo di problema, poi in realtà sente la propria spinta femminile ad avere una relazione. Perché a un certo momento viene fuori il segnale materno, il segnale di femmina. E, e, e che cosa succede? Avendo cambiato le proprie dimensioni, ed avendo ottenuto un, un aspetto, eh, diciamo così, tra virgolette, fuori dai canoni, che cosa fa? Si ritrova isolata rispetto agli sguardi degli uomini che la trovano poco appetibile. Quando è il momento di volere avere una storia, si trova rifiutata, o non considerata, o non vista. E quindi si ritrova di nuovo nella sua situazione di sono una profuga d'amore. L'ho perso. Perché anche questa cosa dell'invisibilità è un'altra motivazione all'aumento del peso. Si aumenta la sono quelle persone che si allargano non tanto sul fronte retro antero ma sul fronte laterale. Sono quelle persone larghe. Perché sono larghe? Ci sono delle obesità e dei sovrappesi dove la persona prende massa frontale, prende massa frontale perché è un grido di dolore, non so, forse dolore un po' forte. Guardatemi, non potete non vedermi. È, Quindi più come, mi allargo più è facile che tu mi veda. Più occupo il tuo campo visivo non puoi non vedermi. Questa è una, è una possibilità. Quindi l'obesità e il sovrappeso rappresentano in realtà, eh, rappresentano in realtà un disturbo dell'amore, un disturbo nell'amore per se stessi e da parte degli altri. Gli altri non hanno colpa e non ha colpa nemmeno la persona che ha un sovrappeso, un'obesità. La colpa non esiste in natura, non esiste, vorrei rimarcarlo, la colpa non esiste. Però il problema è proprio questo, rimane questo, ho perso l'amore, ho perso l'amore e non, non riesco più a riprenderlo. E, e, e il corpo, l'animale reagisce come, come il suo sentito, aumenta la massa, aumenta il peso, aumenta le riserve, trattiene l'acqua e tutte le varie cause che ho illustrato prima. Giorgio, eh, ci sono ovviamente diversi tipi di sovrappeso ovviamente no? intanto c'è gente che acquisisce come già insomma, abbiamo accennato un, diciamo, un accumulo di grasso e liquidi in determinate parti del, del corpo, c'è chi invece poi lo distribuisce uniformemente per quanto riguarda tutto, tutto sì. il corpo e poi ci sono appunto questi aspetti che da sovrappeso si va anche a livello proprio patologico quindi un'obesità vera e vera e propria ci sono delle indicazioni specifiche per questo mh, uh, cioè per queste diversità e, e poi volevo chiederti anche eh, se eh, c'è una diversità anche per quanto riguarda il tipo di grasso che va a um, uh, diciamo che, che andiamo a mh, chi va in sovrappeso va a produrre perché c'è quel grasso di tipo lamellare, quel grasso di tipo alveolare, quindi che hanno comunque delle eh, caratteristiche già, eh, chiamiamole fisiche, biologiche, diverse. Eh, non so se, mh, se puoi sì, dirci sì. qualcosa in merito a tutto questo. Allora, su, per quanto riguarda la distribuzione eh, topografica del, del, del grasso, per esempio... Le persone che accumulano grasso nella parte alta del corpo hanno proprio questa, questo bisogno di eh, resistere, di, di scontrarsi, di mostrare di essere molto maschi, molto uomini, molto grossi, molto prestanti. Eh, può succedere anche nel, nel, nella figura femminile dove ci sono queste donne che hanno diciamo, una geometria... Al contrario, cioè sono larghe in alto e sono strette in basso, è perché sono donne che, hanno, per esempio, dovuto rivest hanno, devono rivestire nella loro vita una, una figura, una funzionalità particolarmente mascolina, sono madri e padri nello stesso momento, sono uomini e donne nello stesso momento, si devono atteggiare a qualcosa che le fa sentire più grosse. Più, più forti, più, più matrone, mettiamola così. Poi ci sono le persone come me che accumulano nella pancia, per esempio, l'addome, poi dopo c'è un accumulo sulla pancia, diciamo ce ne sono almeno due varianti. Una, una è un accumulo di, di adipe nella parte alta dell'addome, quindi è un addome che sta su, però è grosso dove lì c'è un aspetto più legato alla figura materna. Io per esempio appunto con mia madre ho avuto i miei guai per cui la pancia rappresenta il posto dove io raffiguro mia madre. Poi ci sono quelle pance invece cadenti che fanno da grembiule, vanno a finire sui genitali. È appunto questa funzione di coprire i genitali che ha a che fare con questioni legate alla, al sesso, alla sessualità. Copro i miei attributi sessuali perché probabilmente eh, ci sono state delle questioni legate alla sessualità, mm, sentirsi poco uomini o sentirsi poco donne, dover nascondere chi sei eh, da un punto di vista dell'identità sessuale, per esempio. Poi ci sono quell'accumulo quelle, quell di grasso appunto sul, sul, sui glutei e sulle cosce dove lì c'è appunto questo sentito di dover spingere in avanti, cioè devo portare avanti, spingere in avanti, far crescere la mia famiglia, far crescere i figli, far crescere la famiglia. Per quanto riguarda invece la tipologia del grasso, il grasso più compatto, quello che così anche a tatto è duro, è molto, diciamo così, molto fibroso, eh, quello è un grasso che ha più che altro funzioni eh, di protezione. Mm, è un grasso di tipo scudo. Rappresenta la propria necessità di proteggersi, probabilmente da traumi, eh, diciamo così, traumi che possono essere sia, sia fisici, veri e propri, oppure che sono, per esempio, appunto, gli approcci da parte degli altri. Mi devo difendere. Mi devo difendere e metto su una, un ammortizzatore. Poi c'è il grasso, quello, diciamo così, più molle, più lobulare, mettiamola così, che ha una funzione di riserva, di riserva energetica, ma ha anche la funzione, per esempio, di termoregolazione, proteggersi dal freddo. E poi c'è l'altro grasso, il grasso precedente che ho, 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 ho descritto, che ha a che fare anche appunto con la produzione di quelli che si chiamano lipomi. I lipomi sono praticamente la risposta a una costante, eh, trauma, diciamo un costante stimolo traumatico in quella zona dove si verifica il lipoma, che può essere uno stimolo vero e proprio, proprio il trauma, oppure può essere per esempio il dovere, cioè l'essere stati diciamo così criticati oppure l'essere stati attaccati in quella zona da un punto di vista critico, un giudizio, una brutta parola rispetto per esempio alle proprie braccia, allora ti faccio dei lipomi nelle braccia, nelle gambe se, fa, se ci sono stati riferimenti alle mie gambe che sono brutte o magre, posso fare un lipoma in ambito, in ambito degli arti inferiori, questo è quello che so. Giorgia, a questo punto allora mi viene da pensare al contrario. Cioè, eh, ok, tutto questo aspetto legato all'accumulo, diciamo così, di grasso, ma allora che aspetti entrano in gioco in chi veramente non vuole un filo di grasso? Che allora si va a finire addirittura spesso e volentieri nel sottopeso. Cioè, non no. solo, diciamo, l'atleta che comunque. Eh, ha una massa muscolare eh, funzionale di un certo tipo perché ovviamente ha, mh, ha un gesto atletico da mantenere. Ma le persone proprio che vanno, come dicevo, proprio all'opposto, cioè so, proprio. Zero, zero grasso, come succede a volte nelle donne, addirittura, che quando vanno sotto ad una determinata percentuale di grasso addirittura non hanno più il ciclo, per esempio. Adesso mi viene in mente questo, questo aspetto. Ecco, Co il, sottope il sottopeso, diciamo così, o addirittura la magrezza patologica, possono avere almeno, almeno due tipi di, di, almeno due tipi di eh, descrizioni biemotive. La prima è l'ipertiroidismo, cioè... L'ipertiroidismo, nel senso un aumento della funzione tiroidea, perché aumento la funzione tiroidea? Perché ho bisogno, ho, ho fretta, ho bisogno di fare le cose di fretta, ho bisogno di fare presto, e quindi cosa faccio? Aumento quelle che si chiamano aumento l'afflusso di benzina, ho una benzina più forte che mi fa correre di più, mi fa cogliere le. Eh, diciamo così, mi fa cogliere le occasioni nel tempo giusto, nel tempo, diciamo in anticipo, quindi ho fretta. Sono quelle persone che corrono tantissimo perché hanno il loro obiettivo e raggiungere il risultato il prima possibile. Nelle donne, l'ipertiroidismo è molto ben rappresentato, anche se non, non manca nei maschietti, l'ipertiroidismo è molto marcato perché. Oggigiorno, dopo l'avvento di quello che si, chiama, ehm, che, che si chiama emancipazione, che sarebbe un'altra cosa, noi l'abbiamo vissuta in un altro modo, dove la donna non solo deve occuparsi dei, delle questioni familiari, ma deve anche lavorare. E quindi nell'arco delle ore che ha a disposizione deve fare molte cose, perché crede che senza aver fatto quelle cose lì non sia una brava donna o non riceva quel premio che non arriva mai. Quindi è sempre costretta a correre di più. Aumenta la funzione tiroidea, la funzione tiroidea oltre a darti la spinta e la benzina giusta, però che cosa fa? Aumenta il calore, aumenta la pressione e aumenta il consumo energetico. E quindi la persona che corre ha poco tempo per mangiare, mangia di fretta. Quindi si nutre abbastanza poco oppure si nutre molto, ma consuma tantissimo e quindi arriva a consumare tutte le riserve che sono poi il grasso sottocutaneo, ma anche il grasso peritoneale, fino a che non avendo più niente da consumare da un punto di vista lipidico, va a prenderselo nella parte proteica dei muscoli. Quindi, dopo, arriva la magrezza dove c'è anche un impoverimento del patrimonio muscolare. L'altra. L'altra possibilità è quella che si chiama il conflitto del talamo, però questa è una parte diciamo disperata. Quando uno arriva al conflitto del talamo, vuol dire che si sente in gabbia, non ha via d'uscita. E quindi, che cosa fa? Perde liquidi e perde massa per riuscire a passare attraverso le, le sbarre della prigione in cui si trova. È una situazione di particolare gravità, se vogliamo chiamarla gravità comunque particolare serietà, la persona è in gabbia e quindi non ha via d'uscita, l'unica cosa è poter passare dalle maglie della rete e quindi diventa piccolissima. E se la persona vive una condizione di anoressia, che l'anoressia è, un, è, diciamo, è, una, è una, una condizione particolarmente complessa dove la persona ha vissuto, per esempio, quella che si chiama lo schifo e la rabbia, la paura, lo schifo e la rabbia, eh, dove sono arrabbiato e quindi ho un coinvolgimento dello stomaco per cui c'è la piccola curva gastrica che viene interessata e non ho fame e se mangio vomito perché mi dà fastidio, c'è rabbia e in più c'è quella che si chiama ribrezzo oppure quella che viene de definita la cosiddetta madre tossica cioè le madri che stanno addosso a questi figli in modo tossico e quindi rifiutano il loro alimento, rifiutano gli alimenti perché rappresentano, come dicevo all'inizio, rappresentano la madre. Certo. E lì si arriva al consumo perché non introduco, non introduco e quello che introduco non mi fa, non mi fa niente, non, non colma i miei consumi. Proprio perché mi sento in gabbia, sono in gabbia dentro questa famiglia, dentro questa, questo controllo materno tossico e quindi eh, consumo da bestie per poterne uscire. E quindi perdo massa, perdo massa, perdo completamente il grasso, arrivo a consumare i muscoli. Queste sono le possibilità che conosco. Certo. Oh, Giorgio, non so se può essere un parallelismo corretto perché finché parlavi ovviamente poi io mi immaginavo alcuni, alcuni aspetti, no? eh, il collegamento dell'ipertiroidismo con eh, l'atleta professionista che non è detto che sia ipertiroideo, sia chiaro, mm. però l'aspetto proprio del devo correre, devo arrivare prima perché l'atleta professionista ha questo aspetto, quindi meno grasso possibile e più muscolo che sia più funzionale a quello che mi serve. Può essere un collegamento? Come no, come no. Cioè, l'atleta, il, il, allora, l'ipertiroidismo rappresenta sì la fretta e il dover raggiungere presto il risultato, ma con una sfumatura, con una sfumatura dove si inserisce la paura, la paura di non raggiungerlo. c'è cioè, vivo... Il fatto che lo devo raggiungere, ma ho paura di perderlo e quindi ho questa, questo sguardo bello spalancato perché devo, devo, devo raggiungere il risultato e vivo anche la paura. La paura che cosa fa? Stimola l'asse ipotalamo-ipofisi surrenali. Che cosa succede? Che l'ipotalamo informa l'ipofisi che dice alle surrenali di produrre più adrenalina e più noradrenalina. Le quali che cosa fanno? Sono dei, diciamo così dei consumatori energetici molto importanti e quindi ti fanno scappare, ti fanno correre. Sono, quelli, sono gli ormoni dell'attacco dell fuga, no? O mi difendo o scappo oppure mi paralizzo vabbè. Quindi si innesca già la fretta, in più la paura. Quindi tiroide più surrenali, consumo da bestia, consumo un sacco. E quindi eh, lì dimagrisci rapidamente. L'atleta, l'atleta diciamo così, se nell'ipertiroidismo non competitivo, cioè non è un atleta, ma è per esempio un operaio, oppure è un imprenditore, che ne so, dove praticamente mi trovo coinvolto in una situazione che non mi sono andato a cercare, ma che purtroppo non posso evitare. Per l'atleta invece, è una scelta, io voglio decido io di voler fare questo e manca quindi quell'aspetto di paura non ha paura di non raggiungere il risultato l'atleta fa di tutto per raggiungerlo però lo sa già che potrebbe non ci potrebbe essere qualcun altro che lo raggiunge c'è una volontà nel cercare di avere fretta e di raggiungere il risultato nell'ipertiroidismo senza questo tipo di segnale la persona si trova in una situazione in cui ha fretta ma non vorrebbe averla. N non ha via d'uscita. Non so se... Uh, uh, certo, grazie. il cambio. <ride> grazie per, uh, per, questi, per queste delucidazioni. Allora Giorgio, ci stiamo avviando alla conclusione di, di questa bellissima chiacchierata e di queste tantissime informazioni che, che ci hai dato in quest'ora insieme. C'è qualcosa che vuoi dire ai nostri ascoltatori in conclusione di tutto questo? Allora, la prima cosa è di non credere a quello che ho detto, ma di verificarlo di persona. È molto importante la verifica personale. Mi raccomando, eh? è proprio una raccomandazione che ripetono in tutti i miei video, in tutti i miei documenti. Cioè l'importante è non credere a quello che avete sentito o che avete letto. Verificate se è vero quello che avete sentito e letto. La seconda cosa è uscire dal giudizio. Uscire dal giudizio non solo nei confronti degli eventi della vita, ma uscire dal giudizio nei confronti di se stessi. Prima di giudicare, osservate, osservate e basta. Guard fermatevi a guardarvi, a guardare la vostra vita senza giudicarla. E scoprire quali sono le cose, i bisogni che non sono stati soddisfatti, per poter aiutarvi anche attraverso gli altri, aiutarvi a risolverli, se sono risolvibili. Una volta acquistato un certo tipo di grasso, un certo tipo di tessuto in più, la natura fa molta fatica a toglierlo perché, perché è servito e l'animale. Quando ha messo in campo un certo tipo di procedimento, tende a portarlo avanti, tende a farlo stare stabile. Per cui, prima di arrivare a mettere su dell'altro materiale perché ci si giudica e ci si giudica insufficienti, prima fermatevi a osservarvi. Trovate la via per cui siete arrivati fino a quel tipo di peso e quel tipo di massa corporea, e poi lavorate sul fatto che. Le ragioni che mi hanno portato fino a qui posso cambiarle, posso cercare di un altro percorso, posso togliere l'ostacolo. L'importante è questo: togliersi dal giudizio e verificare di persona se quello che io ho detto o che leggerete in tante altre pubblicazioni corrisponde alla vostra verità, la vostra personale, singolare verità. Questo è quello che mi viene di dire perché è sempre individuale e personale, perché Certamente. poi ovviamente la percezione è sempre dovuta a quello che i nostri cinque sensi eh, ricevono e poi l'elaborazione del nostro cervello, che è diversa ovviamente per, per ognuno di noi. Allora Giorgio, io ti chiedo l'ultimissima cosa cioè eh, se eh, dove possono eventualmente le persone trovare i tuoi video e se hai un sito se ti possono contattare da qualche parte e poi nel frattempo finché tu ci racconti questo io chiedo a marco se è possibile eh, far girare le copertine dei tuoi libri eh, magari se vuoi dire due parole su, sui tuoi libri allora Potete, eh, potete leggere del materiale, siamo arrivati a 800, a 800 e passa pagine di contenuti nel mio sito che si chiama attivazionibiologiche.info. I miei video sono disponibili sul canale YouTube a mio nome, Giorgio Beltrammi, ce ne sono, ce ne sono diversi. Poi potete partecipare al gruppo, al gruppo su Telegram che si chiama anche qui Attivazioni Biologiche. E poi direi che basta così perché dopo è troppa roba. <ride> ok. Dove possono trovare eventualmente i tuoi libri, Giorgio? I libri miei si trovano su lulu.com. Io non, ho, non, non, li, non li ho pubblicati in libreria perché sono pubblicazioni che non hanno un mercato, eh, diciamo così e quindi sono disponibili su lulu.com, andate, fate la ricerca di Giorgio Beltrami e lì vi viene fuori la vetrina con tutte le pubblicazioni. Ci sono pubblicazioni che riguardano il mio, il mio precedente impiego, che lavoravo in sala operatoria, ho fatto dei libri per gli strumentisti di sala, eh, poi dopo ci sono altre pubblicazioni che potete trovare. Grazie di cuore a Giorgio, non so se ovviamente Marco riesce ad essere con noi per i saluti finali visto che ha avuto insomma problemi tecnici Davide. oggi, ma insomma direi che noi, siamo, noi ce l'abbiamo fatta lo stesso a fare un'ora di, di chiacchierata, eccola dai, viene. almeno Vediamo per i saluti viene. finali, dai, <ride> così almeno ci siamo tutti quanti allora giorgio allora innanzitutto grazie di cuore per, per essere stati con noi per aver accettato questo nostro invito e per averci dato tutto quello che ci hai detto oggi grazie di cuore grazie a voi grazie a voi è stato un onore un privilegio grazie <ride> grazie di cuore e marco almeno per i saluti sei stato qua con noi oltre a essere stato in regia ovviamente come sempre Ah, penso che sia un intervento veramente prezioso e che porta a riflettere veramente tanto, come almeno per come l'ho vista io. Eh, tantissime delle cose che ci ha raccontato Giorgio in realtà hanno una perfetta spiegazione logica, una perfetta. Mh, eh, sono molto più facili paradossalmente da capire, da spiegare che non la medicina cosiddetta tradizionale, cioè hanno un rapporto molto più diretto tra la causa e effetto comprensibile quasi penso da chiunque, quindi è affascinante in maniera estrema. Grazie. Noi siamo macchine biologiche veramente affascinanti e sarebbe molto bello riuscire a mettere sempre insieme tutto quanto. Noi siamo andati troppo in analisi e abbiamo dimenticato che in realtà siamo un'unica struttura biologico-energetica. Ho trovato una definizione incredibile su un libro che parla di fiori di Bach, che adesso mi sono messo a studiare quelli perché mi interessano da un punto di vista energetico e emotivo, dove c'è questo scienziato, che, di cui non mi ricordo il nome, eh, che descrive l'essere umano come un, un olone, da olismo, olone, ognuno di noi è un olone, è tutto, spirito, corpo, anima, mente, esatto. Esatto, noi ce ne dimentichiamo troppo perché andiamo troppo a vedere solo la parte analitica, dimenticandoci poi del collegamento che c'è invece con tutto. O vediamo tutto il corpo o resta. vediamo la mente, è una cosa incredibile, non riusciamo a mettere insieme tutte e due. Esatto, esatto. Grazie di nuovo a Giorgio, grazie a Marco, grazie ovviamente a tutti i nostri ascoltatori di MRTV Italia, di Border Nights del canale Serena Pattaro e vi aspettiamo per la prossima puntata di Benessere e Bellessere. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao.